Buongiorno a tutti, finalmente torno, finalmente, non so se qualcuno ne sentiva la mancanza, torno con un tutorial molto molto semplice di un look che ho realizzato piuttosto spesso ultimamente. È un look molto semplice ma secondo me efficace e luminoso, insomma, mi piace moltissimo. Questo sarà un tutorial un po' diverso dagli ultimi realizzati, ovvero vi farò vedere tutto il trucco partendo dalla base e quindi temo che sarà un po' lungo, ma spero che possa esservi utile. Partiamo subito. Eccoci qui, non spaventatevi, oggi partiamo dalla base proprio, anche perché volevo farvi vedere l'effetto sul viso del fondo della neve, il Flat Perfection. Io sto utilizzando il colore Fair Neutral, alla fine ho optato per questo e lo sto utilizzando da un po' e devo dire che mi sta piacendo, quindi io lo prelevo con un pennello flat, questo è il flat a midi minerale puro, con l'accortezza di pressare il pennello sulla cialda per non farlo sfarinare troppo e via. Non uso correttore, anche se forse ne avrei bisogno, soprattutto qua sotto gli occhi, perché sono pigra. Ormai non uso correttore da un bel po', non so, non mi va. Dopo aver preparato proprio la base col fondotinta, passo al trucco occhi. Per il trucco occhi, prima di restringere l'inquadratura, utilizzerò questa palette della MUA, che è il dupe quasi perfetto della Naked 1 della Urban Decay. Quindi iniziamo. Applico un colore chiaro, un beige un po' shimmer, questo qui, su tutta la parte bramobile, semplicemente con il dito. Dopodiché, con un pennello da sfumatura, vado a sfumare un marrone piuttosto scuro. Scelgo questo, se lo metto a fuoco, vabbè, più o meno. Poi, con un pennello da eyeliner, applico lo stesso marrone sulla linea superiore delle ciglia, quindi a mo' di eyeliner.
Sempre con lo stesso pennello cerco di sfumare un po' questa linea per non renderla troppo netta. Sempre con lo stesso pennello e con lo stesso marrone, vado ad intensificare la rima esterna inferiore, diciamo dall'esterno fin circa a metà, io non arrivo mai fino all'angolo interno inferiore. Mascara. Terminiamo gli occhi con una linea di matita color carne nella rima interna inferiore. Sopracciglia. Le riempio leggermente con una matita. E non ho uno scovolino simil mascara a portata, quindi utilizzerò questo per sfumare la matita. E darà al tutto un aspetto un pochino più naturale. Non lo faccio spesso, ma ultimamente mi piace dare un velo, proprio un velo di contouring. E per farlo utilizzo una terra, questa qui è della Pupa For Sun Bronzing Powder 01, che penso sia della collezione estiva dello scorso anno. Mischio un po' a caso i quattro colori con un pennello per fard. E attenzione che non mi vedo da nessuna parte. Faccio proprio un velo perché io sono molto chiara e non sono abituata a vedermi troppo, non so, col contouring. Quindi proprio una cosa leggerissima. Non so neanche se si vedrà in videocamera. Probabilmente non si vede niente, quindi potevo anche saltare questo passaggio per quel che mi riguarda, anziché vi riguarda. E come fard utilizzo il mio amatissimo Naked Rose di La Masca, che applico diffusamente con un pennello duo fiber, duo quel che è.
Spero che in videocamera si veda. Questo è un colore che a me piace tantissimo perché è un rosa estremamente naturale, che secondo me sta bene un po' con tutti i tipi di trucco. E, ecco, non è troppo scuro e sì, devo stare attenta a metterlo perché è molto pigmentato, però non è un colore che mi fa sembrare un clown, almeno credo. E per terminare il tutto, sulle labbra applico questo Revlon Color Burst Lip Butter nella tonalità 015, tutti frutti, che è un rossetto glossato, cremoso, che ha avuto un incidente, se lo vedete qua in mezzo mi si è chiuso nel coperchio. Un bel colore arancio che fa allegria, che a me piace moltissimo. Ed eccoci qui, il look è finito, spero che vi sia piaciuto e alla prossima. Ciao ciao!